Buonasera a tutti e come sempre benvenuti in questo ciclo di conferenze sulla tradizione. Siamo arrivati a un punto in cui è essenziale evidenziare un aspetto che riguarda l'intero argomento che stiamo trattando, cioè l'insegnamento della tradizione, che come vi ho detto io non pretendo di spiegarvi razionalmente, ma del quale vorrei parlarvi, raccontarvi e condividere le mie personali riflessioni, come si fa in un discorso tra amici. Tutti voi vi sarete resi ormai conto che quello che noi stiamo descrivendo è un viaggio nella psiche, o meglio, vorremmo descrivere l'evoluzione della psiche umana nel passare da ciò che era per la scimmia antropomorfa, che stava valutando la possibilità di scendere dall'albero, fino a diventare a ciò che è stata per Homo sapiens nel pieno della sua attività intellettuale e sociale. E già fin qua sarebbe un tentativo molto ambizioso di ricostruzione antropologica. In realtà la tradizione afferma che la psiche umana è solo una manifestazione a livello individuale di una psiche non individuale, di ciò che Platone chiamava anima del mondo. E come possiamo affermare una cosa del genere? Noi siamo sicuri che esista la psiche individuale perché la sperimentiamo quotidianamente, ma la psiche collettiva, universale, cosmica, perché dovremmo convincerci che esista? È sempre l'esperienza individuale in realtà che ce ne fa convinti. L'esperienza individuale ci fornisce il mezzo per sperimentare che dentro di noi esiste una realtà più vasta di noi, che esistono pensieri, immagini che non derivano dalla nostra vita individuale soltanto, ma che sono espressione di centinaia di miliardi di vite. Jung lo chiamava inconscio collettivo e per la tradizione questo è un fenomeno psichico che coinvolge non solo gli esseri umani, ma anche gli animali, le piante, i fiumi, le rocce, il vento, le stelle. Lo sciamano lo sperimentava su di sé durante il volo sciamanico, quando provava l'ebbrezza di sentirsi una cosa sola con il cavallo. Oppure per parlare di certe culture sciamaniche dell'Amazzonia, col giaguaro, l'ebbrezza di volare, di guardare il mondo dall'alto. Oggi diremmo che queste sono fantasie, non esperienze reali, che nel migliore dei casi sono allucinazioni indotte dall'assunzione di sostanze allucinogene. Ed è comprensibile che sia così, per una cultura come la nostra, che ha sviluppato una psiche che ripone fiducia soltanto negli schemi. Schemi. È curioso come un uomo moderno riesca benissimo a credere in una verità o supposta tale che gli racconta un politico o un intellettuale, pure senza fare alcuna esperienza di questa verità. Basta che quella verità la ripetano tutti, che sia giudicata tale dagli altri. Queste persone che credono a ciò di cui non hanno mai fatto diretta esperienza sono restii a riconoscere che uno sciamano possa credere a ciò che ha direttamente sperimentato. Una cosa sarebbe dire che loro non ci credono perché non lo hanno sperimentato, altro invece negare allo sciamano la possibilità di avere fatto un'esperienza che a loro è negata. Perché invece non chiedersi cosa succede quando si rinuncia allo schema, quando anche sotto l'effetto di sostanze allucinogene la razionalità si arresta e prevale l'intuito, allo stato brado. Tutti gli sciamani raccontano le stesse immagini. La tradizione racconta come è fatta la psiche secondo l'esperienza di chi l'ha sperimentato. Ma persino un ricercatore del calibro di Carl Gustav Jung, in tempi moderni e senza fare uso
di sostanze allucinogene, ci descrive nel libro rosso ciò che ha personalmente sperimentato della psiche, usando la sua tecnica dell'immaginazione attiva, quella che lui chiamava appunto immaginazione attiva. E lui conferma ciò che ci tramanda la tradizione, l'esistenza degli stessi archetipi di cui stiamo parlando in queste conferenze, delle stesse regioni della psiche, quella cosciente e quella inconscia, ma soprattutto conferma che la psiche inconscia è espressione di un inconscio collettivo. Questo ci dice Jung. Torniamo così all'anima del mondo di Platone, la cui esistenza si fonda quindi sull'esperienza individuale, reale, di chi ha avuto modo di fare. Certo, fare oggi esperienze del tipo di quelle vissute da Jung, ma anche da altri grandi pensatori contemporanei, si pensi ad esempio ad Hillman, che sull'esistenza dell'anima e dell'anima del mondo ha riferito estesamente, ecco, tutto questo non è certamente abituale. Ma ciò deriva proprio da un fatto essenziale che stiamo cercando in queste conferenze di mettere a fuoco. Ecco, la psiche dell'uomo contemporaneo si è sviluppata nella direzione di quella regione psichica chiamata ego, la parte che ci rende coscienti di essere individui e di essere distinti da altri individui. In questa conferenza vogliamo parlare dell'ego. Avere sviluppato un ego fa parte del processo di evoluzione della psiche. Non è né bene né male, è parte del viaggio. Pensiamo ancora alla scimmia antropomorfa che ancora non è scesa dall'albero. Ecco, probabilmente lei non aveva ancora sviluppato un ego sufficiente a farla sentire distinta da un tutto indifferenziato. O comunque questo senso di differenziazione era certamente molto limitato rispetto a quello che abbiamo noi. In questa condizione la scimmia non pensava ancora di avere una psiche individuale, e neanche le altre scimmie e gli altri animali. Vedete, anche se ci pare strano a pensarlo, questa situazione equivale ad ammettere che in un certo periodo del passato, pur esistendo sulla Terra esseri animati distinti, e di ciò siamo certi perché ne abbiamo trovato gli scheletri, ecco, esisteva un'unica psiche condivisa. Perché questa era l'esperienza che tutti facevano, un'unica psiche condivisa, la natura. Noi abbiamo difficoltà ad ammetterlo, perché, lo ripeto, ci siamo completamente differenziati nel senso dell'ego. E allora, cos'è questo ego? Vedete, l'ego è un insieme di strutture mentali, un'organizzazione interna della nostra psiche, in cui noi immaginiamo il mondo come popolato da individui distinti, da oggetti distinti, di cui noi facciamo esperienza solo e soltanto attraverso i sensi. Il nostro ego non ci rende solo distinti, ma si è anche evoluto in senso quasi esclusivamente materialisti. Vedete, la realtà per l'ego è proprio ciò che ci restituiscono i sensi. E dai sensi noi ci facciamo l'idea delle varie cose che esistono, non solo distinte, ma persino separate, sconnesse, quindi non è solo un fatto di distinzione, ma è proprio un fatto di separazione tra questi enti. Se però facciamo uno sforzo mentale, riflettiamo, cioè ci immergiamo nella nostra stessa psiche e usiamo razionalità, cioè discorso logico, e intuizione, allora possiamo renderci conto di qualcosa che è fondamentale. Quella dell'ego è solo una rappresentazione della realtà, non la realtà. Esiste la possibilità di altre rappresentazioni. Una pianta non ha ego. Noi pensiamo che essa non abbia proprio una rappresentazione della realtà, cioè pensiamo che non abbia una vita psichica, ma in realtà
una convinzione del genere è totalmente arbitraria. Noi semplicemente non sappiamo se la pianta pensa e cosa eventualmente pensi. Noi semplicemente deduciamo che la pianta non pensa perché sensorialmente non la vediamo agire come noi. Noi stiamo applicando alla pianta, vedete, l'accezione di psiche che usava Omero. La psiche, l'anima, come corpo che si muove e con le sue azioni e i suoi gesti ci comunica di essere animato. Una pianta, ancora di più una pietra, secondo noi non sono animate. Per questo modo di intendere la psiche. Ma questo è solo un modo arbitrario di intendere la psiche. Non era il modo di intendere degli antichi sciamani della preistoria e neanche di qualche sciamano che ancora oggi esiste. Noi possiamo rendercene conto studiando quelle civiltà, quelle antiche civiltà. Ancora Platone, in piena età storica, ci tramanda un'altra nozione di psiche. Che lui riprende appunto dall'antichità. Psiche è ciò che ognuno di noi sperimenta della realtà. E mi pare una definizione molto ragionevole. Ciò che ognuno di noi sperimenta della realtà non solo con i sensi, in qualunque modo. Io in questo momento sperimento la mia psiche, al di là di ciò che i miei sensi mi trasmettono. Quindi noi sappiamo che nel passato, ad esempio 6 milioni di anni fa, esistevano sul pianeta diverse migliaia di scimmie antropomorfe. Ne siamo certi, abbiamo detto, ne abbiamo trovato gli scheletri. Dal nostro punto di vista, essi erano individui, distinti e separati. Ma loro, quelle scimmie, percepivano quella separazione? Si sentivano distinti e separati? Se la risposta fosse no, e molto fa pensare che questa sia la risposta corretta, compresa l'analisi razionalistica della scienza moderna, il darwinismo, che rende conto dell'evoluzione, gli esperimenti che gli etologi moderni conducono, no, sulla psicologia degli animali, allora se questa risposta fosse no, in quell'epoca vorrebbe dire che non esistevano ego individuali. Esisteva un'unica psiche condivisa. E soprattutto, io direi, non c'era nessuno a quell'epoca che si facesse domande circa la localizzazione della psiche, dove sta la psiche. Per noi contemporanei oggi va da sé che la psiche sia semplicemente un prodotto dell'attività del cervello. Vedete, non c'è nulla di più infondato, anche dal punto di vista della scienza moderna. Il cervello è un organo materiale composto da neuroni e cellule gliali con un peso di circa 1,5 kg ed è contenuto nella scatola cranica. Si vede, si tocca, un chirurgo lo può operare se viene danneggiato. La mente, invece, la psiche, è ciò che ognuno di noi sperimenta, qualunque cosa questa parola voglia dire. Noi facciamo esperienza di qualcosa che chiamiamo realtà. Al di là di tale affermazione fondata sull'esperienza, no? Ogni altra definizione di psiche è pura illazione. Noi, applicando la scienza materialistica, possiamo anche analizzare l'attività elettrica dell'encefalo e dedurre un collegamento tra il cervello e le nostre emozioni, i nostri pensieri. Ciò non vuol dire minimamente che siamo autorizzati a dedurre che emozioni e pensieri siano il risultato dell'attività elettrica del cervello. Questa affermazione sarebbe scientificamente non fondata, perché nessuna esperienza la dimostra. Come potremmo dimostrarla? Per dimostrarla dovremmo dimostrare che spegnendo il cervello, morte fisica, si spegne anche la psiche. E nessuno ha mai neppure condotto questo esperimento. Perché se si spegne il cervello, l'individuo fisico non manifesta più ai nostri occhi nessuna attività biologica. Ma il suo sé esiste ancora? Il suo essere, sperimentalmente, non lo sappiamo. Quindi non possiamo dire nulla. Possiamo al limite intuirlo.
come ci insegna Platone. In che senso intuirlo? La psiche non è fisica, non esiste nello spazio e nel tempo, ma solo come pura esperienza della realtà e come il software rispetto all'hardware in un calcolatore. È come una poesia o una musica. È immateriale. Non è neppure energia, come molti affermano in ambito New Age, l'energia psichica. Chi ha mai intercettato, chi ha mai misurato l'energia psichica? Questa si tratta di froccole. La psiche, incontrovertibilmente, è astratta. Astratta. Quindi, come potrebbe mai morire? Spegnersi con la morte fisica del cervello. Questo insegna la tradizione. Platone, i Vangeli, ma anche i Veda, il Tao, il buddismo. L'anima è immortale. Non appartiene alla morte fisica. E questo discorso andava a questo punto fatto, parlando di tradizione, per chiarire che questo nostro viaggio tra gli archetipi, in realtà, è un cercare di descrivere come si sia formata la psiche. E una domanda sorge adesso, spontanea, visto che abbiamo detto sulla psiche stessa in tempi remoti, no? Abbiamo detto diverse cose che riguardano le scimmie antropomorfe, ancora sugli alberi, no? Descrivere come si è formata la psiche. La psiche di chi? Se non esistevano anime individuali, cos'è che si stava formando? La tradizione insegna che si stava formando l'anima del mondo, la psiche di un unico essere chiamato natura, il quale essere, dal punto di vista psichico, era al tempo stesso presente in ogni individuo animato, cioè in ogni individuo partecipante di quell'anima collettiva, in ogni scimmia antropomorfa, in ogni altro animale, ma secondo la tradizione anche in ogni pianta, in ogni pezzo di roccia, tutto è psiche. Lo era allora come lo è oggi. Ma allora questa psiche si stava ancora formando e si percepiva come una e non come molti. Vedete, la psiche emerge da ciò che non è ancora psiche. Lo stato di non psiche è quello che la Kabbalah degli ebrei chiama Ein Sof, Ein Sof, l'assoluto, ciò che non può essere descritto, è il non essere, la vacuità del Tao e del buddismo, il niente. L'emersione della psiche è descritta dalla Kabbalah come l'emanazione del primo attributo dell'essere, di ciò che viene chiamato Keter, la volontà. La volontà è la prima manifestazione psichica della natura. E voi magari ora penserete alla natura materiale, al pianeta Terra che pensa, alla Via Lattea che pensa, all'universo materiale che pensa. Ecco, vedete, questo modo di ragionare è esattamente ciò che io chiamo filosofia New Age. E con la tradizione non c'entra nulla. La terra materiale, la Via Lattea, l'universo materiale, sono immagini all'interno della psiche, non il viceversa. Non sono loro che fanno emergere la psiche. Non è che la psiche deriva dalla materia. La materia è un'immagine della psiche. E la psiche, dopo essersi formata e sviluppata, che a un certo punto sente sensorialmente il mondo, la psiche si manifesta nella storia del mondo, ma è fuori da questa storia, o meglio ne è al di là. Esiste nella dimensione che in modo tautologico possiamo chiamare psichica. Non è fatta di materia o di energia, la psiche immagina. E noi stiamo cercando di raccontare cosa immagina. Lo abbiamo iniziato a raccontare nelle conferenze precedenti. Ha iniziato col voler immaginare se stessa, ha guardato verso la coscienza, vi ricordate? Kokhma, da Keter a Kokhma, il viaggio, la voglia di esistere.
il percorso numero zero, poi ha guardato verso l'intelligenza, Binah, da Keter a Binah, ha iniziato a pensare, e infine ha guardato verso la bellezza, l'armonia, Tiferet, ha iniziato a equilibrarsi, da Keter a Tiferet, il centro. E dopo questi primi tre passi, ormai la psiche aveva abbandonato lo stato di pura volontà. Dopo questi primi tre passi, la psiche era diventata coscienza e intelligenza. E quindi abbiamo visto, proprio nella conferenza scorsa, lo abbiamo visto, che era tempo di immaginare il percorso che va dall'intelligenza alla coscienza, che porta la psiche a concepire il primo schema, il fato. La coscienza sente il dovere di obbedire al fato, e il fato opera su un altro schema primordiale, il tempo. E quindi quattro passi. Dopo questi primi quattro passi, la psiche è ancora psiche del mondo, essere unico e indifferenziato, sebbene sia già cosciente e intelligente, e concepisca lo scorrere del tempo e l'esistenza del legame di causalità. Ma vedete, in questo momento, è in questo momento che succede qualcosa di straordinario. La coscienza, quella sefirà che abbiamo chiamato Kokma, si volge verso la bellezza, Tiferet. La natura allora non si limita a sapere di esistere. La sua esistenza vuole essere bella, e il bello si guarda e si ammira, il bello si individua. La coscienza non è più indifferenziata. Concepisce un regno su cui dominare, una regione psichica da controllare, qualcosa di cui dire è mio, che è la stessa cosa che dire per la prima volta sono io. Nasce l'ego, la coscienza di essere uno, di essere determinato. Quando questo stadio emerse nelle scimmie antropomorfe, non è dato saperlo. E noi non facciamo supposizioni, diciamo, su cose che non possiamo provare. Ma nel momento in cui questo stadio emerse, quelle scimmie non furono più psiche indifferenziata, seppero di essere distinte. Ego opposto a tanti altri ego, poterono guardarsi in uno specchio d'acqua nello stagno, vedere la propria immagine, provarne la bellezza e dire sono io. Ma il concepimento dell'ego da parte della natura non avvenne nella storia. Attenzione, è difficile da comprendere, ma è importante. Nella storia accadde alle scimmie antropomorfe, fuori dalla storia, nella dimensione della psiche, accadde alla psiche. Ciò è difficile da capire, ma è quanto la tradizione insegna. I più antichi miti dei greci non ne parlano e sono riportati nella Teogonia di Esiodo, come ho avuto modo di accennare la volta scorsa. Questi miti sono immagini vive della tradizione. Eravamo arrivati l'altra volta a parlare del momento in cui Cronos, il tempo, evira il padre Urano. Inizia così l'era di Cronos e dei titani suoi fratelli. Essi simboleggiano le forze della natura ancestrale, impetuosa, istintiva, selvaggia, insomma. Potete pensare agli uomini primitivi che vivevano nelle grotte, vivendo di raccolte di caccia in piccoli branchi, le prime tribù di Homo sapiens. Il selvaggio Cronos si accoppiava con la titanessa Rea, ma i figli li mangiava, come il serpente uroboro mangia la propria coda. Non doveva esserci successione, nessuno doveva spodestare il tempo circolare. L'era dei titani era quella in cui il tempo era circolare e niente poteva rompere il circolo. Era anche l'epoca, ricordate, in cui la notte aveva partorito il fato. Il fato era la legge di natura,
l'unica legge, non esistevano altre. Chi ha avuto modo di visitare il Museo del Prado a Madrid sarà rimasto impressionato da quel meraviglioso dipinto di Francisco Goya che rappresenta Cronos che mastica i corpi dei propri figli con un impeto cannibalesco. Qual è il significato di questa immagine antica, archetipica, che certo era ben presente nella psiche di antichi Homo sapiens del Paleolitico, che si cibavano ritualmente dei loro simili, come ci dimostrano per esempio le prove archeologiche ritrovate in una grotta vicino a Valencia, risalenti a 10.000 anni fa. Non si trattava di fame o di lotta per la sopravvivenza, perché nella grotta c'era abbondante presenza di ossa animali, resti di cibo, quindi nessuna carestia o carenza alimentare. Il cannibalismo è rituale, mette in scena un archetipo psichico. La natura è attratta da se stessa. L'uomo che si ciba di un altro uomo nega che esista qualcosa fuori di lui, nega la separazione. Cronos, il tempo, si ribella alla possibilità che qualcosa di altro da lui possa prendere il suo posto. Il padre nega l'esistenza al figlio, perché dargli questa esistenza cosa significherebbe? Significherebbe che il figlio avrebbe un dominio su se stesso, che sfuggirebbe al dominio della natura, che potrebbe ribellarsi alla natura stessa, al tempo, al fato. Ed Esiodo racconta che dopo aver perso 5 figli, Posidone, Ades, Demetra, Era ed Estia, mangiati tutti da Cronos, la madre Rea restò incinta per la 6ª volta. Ma stavolta lei volle salvare il figlio che doveva nascere, salvarlo dalle fauci di Crono. Rea diede alla luce Zeus in una grotta sul monte Ditte, nell'isola di Creta, per nasconderlo a Cronos. E poi consegnò a Cronos un sasso avvolto in fasce ed egli lo divorò subito credendo che fosse il suo ultimo genito. In realtà invece Zeus crebbe e raggiunta l'età adulta affrontò Cronos e lo costrinse a vomitare i suoi 5 fratelli. E con l'aiuto dei suoi fratelli Zeus spodestò Crono e i Titani dopo una furiosa battaglia, la Titanomachia. Preso il potere tra le divinità, Zeus lo divise con i suoi fratelli maschi. A Poseidone consegnò il mare, ad Hades il mondo dei morti e Zeus governava su tutti, il primo divino imperatore. La carta dei tarocchi dell'imperatore, che tra l'altro, diciamo, rappresenta un imperatore seduto sul trono con uno scudo che ha impressa l'aquila, l'aquila di Zeus, l'animale caro a Zeus. Vedete, il nome Zeus deriva dal proto-indoeuropeo Zeus, il dio padre dell'antica religione indoeuropea. Prima che gli indoeuropei elleni invadessero la Grecia, che i latini invadessero l'Italia, i germani, l'Europa settentrionale, tutti i popoli di origine indoeuropea veneravano questo dio padre, Zeus. I greci lo chiamarono Zeus, i latini Jupiter, ovvero Zeus Peter, appunto dio padre. I germanici lo chiamarono Thor. Zeus deriva dalla radice Diovis, che significa luce. Zeus è il dio della luce, ma anche del fulmine, il fenomeno luminoso per eccellenza, e del tuono che lo accompagna. Gli indoeuropei erano cacciatori raccoglitori, che venivano dalle steppe asiatiche, dalle regioni oltre il Caucaso, dove avevano addomesticato il cavallo ed erano divenuti abili guerrieri. Portarono in Europa una civiltà fortemente patriarcale che incontrò e integrò la società degli agricoltori pelasgici, che adoravano invece la grande madre e concepivano una natura ancora parzialmente indifferenziata dal punto di vista psichico. I greci che fecero? Ereditarono molto della precedente cultura pelasgica, la integrarono nei loro miti, lo
possiamo capire leggendo i miti greci. Possiamo renderci conto di cosa fosse questa cultura antica, pelasgica, andando a visitare i resti della Creta minoica. Incontreremo la dea dei serpenti, il toro sacro, il labirinto, gli splendidi affreschi del palazzo di Cnosso, dove emerge la visione naturalistica, puramente naturalistica di questa cultura. Gli antichi abitanti dell'Europa erano agricoltori in una società fortemente collettivizzata. L'immagine principale era la terra che genera i frutti. Le stagioni che scandivano le fasi agricole erano i simboli del tempo, di Cronos. E il fato era la sola legge cosmica. Non si sentiva ancora bisogno di nessun altro principio di autorità. Non si facevano guerre. Le città dei Minoici a Creta non avevano mura difensive. Furono gli invasori indoeuropei a portare in Europa l'immagine di un dio padre, un'autorità centrale, Zeus. Zeus si ribella al tempo ciclico che non lascia via di scampo, che mangia i suoi figli, che nega il progresso. Zeus non nega il fato come legge di natura, ma sviluppa la nuova immagine di individuo che impone la sua individualità sulla natura indifferenziata. Individuo significa forma, qualcosa che si può vedere specchiandosi, abbiamo detto, che si può ammirare, è la coscienza che guarda verso la bellezza, kokma che guarda verso Tiferet. Nasce l'idea di ego. Quando emerge l'ego, la psiche, sto parlando della psiche dell'intera natura, ecco, questa psiche cambia stato. È come se in essa apparissero dei contorni, immaginate tanti cerchi, come le mura di cinta di tante case. Ogni casa si sente una, delimitata da quelle mura, le altre case sono fuori. La regione della psiche, corrispondente ad ognuna di quelle case, è un ego individuale. Nella storia non possiamo sapere con certezza esattamente quando l'ego è emerso. Ma sicuramente gli Elleni indoeuropei, quelli che misero fine alla civiltà minoica, lo possedevano, già ampiamente sviluppato, mentre nei minoici predominava ancora una coscienza collettivizzante. Fare altre ipotesi circa l'apparizione storica dell'ego sarebbe infondato, oltre che inutile. Non sappiamo bene date, processi. A un certo punto l'ego apparve nella storia, nell'universo materiale, negli esseri viventi che partecipavano della psiche collettiva. E in qualunque momento ciò sia avvenuto, da allora in poi ognuno di quegli esseri si è sentito come un individuo in mezzo ad altri individui diversi, un fatto epocale. Ego significa dominio di un territorio della psiche, dominio, territorio personale, autorità, potere personale. L'ego è un'idea che conferisce stabilità alla psiche. È uno schema mentale molto saldo. È alla base del concetto che noi rendiamo con la parola persona, no? Persona è parola latina che significa maschera, il personaggio di una rappresentazione teatrale. È la forma in cui noi appariamo agli altri, ma anche a noi stessi. Si tratta di apparenza, attenzione, non di sostanza, perché in realtà noi crediamo di essere l'ego, di coincidere con l'ego, ma in realtà l'ego è solo uno schema primordiale, uno schema attorno a cui si crea l'esistenza individuale, che non è solo l'ego. Il nostro essere, la nostra essenza non è solo l'ego. Vedete, l'ego rimane sempre in contatto con il resto della psiche, quindi con l'inconscio collettivo. È influenzato dall'esistenza degli altri ego, da ciò che Freud chiamava il superio, il superego. L'individuo, il nostro essere, è il risultato di queste interazioni.
L'ego è la colla che lo tiene insieme. Se si dissolvesse l'ego, l'individuo in sé sparirebbe. Come immaginate, no? Come se noi avessimo disegnato una circonferenza su un foglio di carta con la matita e la cancellassimo. Resterebbe il foglio di carta, la psiche collettiva. L'ego emerge come desiderio di individualità, ma è anche il primo emergere del concetto di prana, di possesso, il possesso di se stessi. Vedete, è proprio da questa prima idea di possesso, possesso di un proprio territorio nella psiche, che si passerà all'idea di dominare anche l'altro, ciò che è fuori. Non è un'idea di semplice violenza, di rabbia, di odio, si badi bene, non è questo. È un'idea di potere, cioè di imporre la propria volontà su quella degli altri. Può sembrare l'origine del male, ma in realtà è solo un'esigenza intuitivamente ovvia. No, perché immaginate l'emergere di tanti ego distinti, questi esseri distinti, danno origine a contrasti. Immaginate uomini preistorici che, presa coscienza del proprio ego, comincino a lottare l'uno contro l'altro, no? Per affermarlo. Perché ogni ego vuole affermare se stesso e gli altri sono ostacolo. Quindi l'idea che un ego possa avere la capacità di esercitare un dominio su altri ego circostanti per dare origine a un'entità più stabile è un desiderio comprensibile che emerge. Il desiderio di autorità, di comando, di governo, di esercitare il potere, ma anche di subirlo, di esserne protetti. Noi fin da bambini siamo felici di avere dei genitori, di essere da loro protetti e guidati, vedete, tanto quanto loro sono contenti di proteggerci e guidarci. L'autorità, l'esercizio del potere è un archetipo fondamentale, che è quindi alla base non solo del sorgere dell'individuo, ma anche del sorgere delle comunità organizzate attorno a un capo, ad una gerarchia del comando. Così è nata la civiltà umana. Però a questo punto dobbiamo fare attenzione, perché l'idea primordiale è quella di avere un dominio su se stessi, sulla propria psiche. In altre parole, io voglio essere padrone di me stesso. Se qualche altro ego volesse privarmi di questa immagine, io ne soffro. Con l'ego è nato il concetto di libertà personale. Quando il potere volesse affermarsi per mezzo di un'autorità, di una gerarchia di comando, dovrà sempre farlo confrontandosi col concetto di libertà personale, se non vuole creare sofferenze. La civiltà, che storicamente emerse col concetto di Stato, portò equilibrio nella psiche, però perché il potere si esercitava in modo organizzativo, coesivo, al fine di creare stabilità, giusto per capirci, come dei bravi genitori fanno in una famiglia. Ma se invece il potere intendesse affermarsi sull'ego altrui, in contrasto con la libertà a cui tutti aspiriamo, il potere diventa prepotenza, genera sofferenza in chi lo subisce, genera anche squilibrio psichico persino in chi lo esercita. Ecco, questo è importante capire. L'autorità positiva, benevola, costruttrice, può diventare brama di potere, e l'ego che si volge alla brama di potere soffre perché sviluppa dipendenza da tale brama e continua insoddisfazione. Sull'archetipo dell'ego i miti greci hanno da dire molto. Un mito fondamentale in quest'ottica di cui vorrei parlarvi è quello di Prometeo. Prometeo era un titano che però, quando Zeus lottò contro i titani, si schierò dalla parte di Zeus
E quindi come premio Zeus gli diede l'incarico di creare l'uomo. Nel mito greco l'uomo è creato non da una massima divinità, è creato da Prometeo. Prometeo lo modellò dal fango e lo animò con il fuoco divino, con l'anima. Successivamente Prometeo poi si dimostrò sempre amico degli uomini, fece loro grandi doni, come quando rubò ad Atena uno scrigno in cui erano custodite l'intelligenza e la memoria, per donarle agli uomini. Zeus cominciò a pensare che col tempo questi uomini potevano diventare troppo potenti e quindi pericolosi, anche per l'aiuto che dava loro Prometeo. Perciò tolse agli uomini il fuoco. Senza fuoco, essi iniziarono a morire di fame. Prometeo però intervenne di nuovo a favore degli uomini, rubò qualche scintilla di fuoco sull'Olimpo e la portò agli uomini. E Zeus, venutolo a sapere, andò su tutte le furie. Noi leggiamo questa storia nella tragedia di Eschilo, Prometeo incatenato, dove si racconta che Zeus mandò due suoi emissari, Kratos, il potere e Bia, la violenza, fratelli tra loro. Li mandò a catturare Prometeo e a farlo incatenare nudo su una rupe del Caucaso esposta alle intemperie e gli venne conficcata una colonna nel corpo. Poi Zeus inviò un'aquila perché gli squarciasse il petto e gli dilaniasse il fegato, che poi gli ricresceva durante la notte per prolungare il tormento. È evidente in questo mito, no? L'aspetto duplice che assume l'emergere dell'ego. Da una parte coincide con l'apparizione di Homo sapiens, l'uomo che si sente psichicamente distinto dalla natura e che aspira a un'indipendenza dalla natura stessa. Questo aspetto è rappresentato nel mito del titano, dell'eroe che osa disubbidire all'ordine del Dio. Appunto, Prometeo, l'eroe che anche personaggio civilizzatore, apportatore del primo germe di civiltà rappresentato dal fuoco. Vedete, la padronanza del processo di combustione rappresentò un evento epocale nell'evoluzione della psiche di Homo sapiens. Conquistando il fuoco, lui inizia a rivendicare un dominio sulla natura. Col fuoco si iniziò questo processo in cui l'uomo si sente in qualche modo dominatore della natura. Però vedete, dall'altra parte l'ego inizia a costruirsi anche l'immagine dell'ego Dio. Anche la natura viene intesa come egoizzata. Il Dio ha il potere, il Kratos e la forza per affermarlo, Bia. L'uomo è forgiato d'immagine del Dio, entra in competizione col Dio. Prometeo rappresenta tutto questo, la prima rottura nella natura. Non si piega al Kratos, sopporta una sofferenza inenarrabile e soprattutto la sopporta solo, incatenata a una rupe, mentre l'aquila di Zeus gli divora il fegato che poi gli ricresce per prolungare eternamente il tormento. Vedete? L'archetipo dell'ego diventa anche immagine di umana sofferenza, di una psiche che si è rotta rispetto a se stessa, che è divenuta individuale e deve affrontare una nuova situazione. Prova la solitudine, la paura, ma partorisce anche il coraggio, l'eroismo. È evidente che la psiche sta viaggiando, si sta evolvendo. E questo processo non corrisponde né a un miglioramento né a un peggioramento della sua condizione. Noi siamo abituati sempre a pensare al bene e al male. Semplicemente questa evoluzione della psiche è il risultato di una volontà primordiale che similmente a quanto avvenuto col Big Bang per la natura fisica, a un certo punto è esplosa in una psiche che prima non esisteva, che coincideva con la vacuità, il Big Bang della psiche.
Nella vacuità non esisteva sofferenza. Nell'ego la sofferenza è indicibile. Ma nella vacuità non esisteva neppure l'altro. L'altro con il quale contrapporsi, unirsi, relazionarsi. Non esisteva la paura, ma neppure il coraggio, né l'eroismo. Prometeo prova sofferenza, indicibile sofferenza, ma anche indicibile gioia nel difendere l'umanità e la libertà. Allo stesso tempo Zeus esulta nel constatare la sua potenza e vede la bellezza del suo dominio che assicura stabilità, il Kratos, il governo dell'imperatore e la forza sono strumenti di stabilità, sono bellezza per l'ego. E quindi è evidente che ciò che stiamo descrivendo sia un processo di progressivo dissolvimento della psiche. Solve, in latino, sciogli, dicevano gli alchimisti, per significare che l'unità originaria ha sentito il bisogno di generare l'ego, il frammento. E il viaggio nella psiche continuerà a procedere perché altri archetipi dovranno apparire. La psiche di Homo sapiens diverrà quella che vedremo esprimersi nella storia. La tradizione ci racconta come questo è successo. Ma, ancora attenzione, la tradizione ci tramanda anche perché tutto ciò è successo, quale sia il senso, tutto ciò che si è dissolto, che si è frantumato in una moltitudine di pezzi. I vari ego individuali, ecco, avranno modo di fare esperienza, il singolo frammento sperimenterà i sentimenti, le emozioni, la gioia, la sofferenza, il tempo e lo spazio, la finitudine e la solitudine. Sperimenterà l'amore. Ogni ego percorrerà questa strada con la libertà, vedete, la libertà di poter fare scelte individuali, prendendosene la responsabilità davanti al fato e determinando così il proprio destino. E vedete, chi sceglierà di camminare lungo una certa via avrà la possibilità alla fine di invertire il processo psichico, al solve, allo scioglimento. Potrà seguire un coagulazione, il ritorno all'uno. Solve et coagula, la formula degli alchimisti, la tradizione. Tornare all'uno dopo aver fatto l'esperienza della vita. Regalare all'uno tale esperienza, arricchire la vacuità. Questo è il senso della vita, secondo la tradizione. E solo l'ego poteva realizzare questo senso. Ma questa via giusta che l'ego potrebbe scegliere di seguire per dare un senso alla vita oppure potrebbe anche non seguire, qual è? Ecco, vedete, questo ce lo spiegherà un altro potentissimo archetipo del quale però parleremo la prossima volta. Grazie per la vostra attenzione e buona serata.